Abbiamo fatto un trito di carote, cipolle e sedano e poi abbiamo aggiunto sugo e nulla che avevamo prima passato. Stiamo eseguendo una lezione pratica di cucina con lo chef Cesena e con la prof Castellani, dove parliamo di alimenti per celiaci e per l'appunto facciamo dei piatti adatti a loro. I ragazzi del Raineri Marcora, cuochi senza glutine. Per il secondo anno la Scuola Superiore Piacentina porta avanti il progetto nato dalla collaborazione tra AIC ACAT e Diabetici Piacentini, dedicato alla ristorazione per persone con la celiachia con un particolare abbinamento di acque. Ricco il menù preparato oggi dagli studenti, guidati dallo chef Claudio Cesena. Con la farina senza glutine si può comunque preparare veramente un pranzo e diverse pietanze. Nello specifico oggi faremo i tortelli, i pisarei, ovviamente tutto senza glutine, prepareremo un impasto lievitato, quindi delle focaccine, pan di Spagna e crema pasticcera al cioccolato e la torta fritta o chisolino. Uno dei problemi principali del preparare senza glutine è la contaminazione crociata, che può avvenire semplicemente utilizzando un barattolo di sale aperto, di zucchero, col quale tu con le dita sei sporca di farina sei andato dentro, quindi quello è già contaminato. Quindi sempre utilizzare prodotti chiusi sempre e quindi evitare le contaminazioni e alcuni piccoli suggerimenti durante il servizio di un ristorante che possono essere per aiutare appunto sia il cameriere e per far vedere al cliente che si ha una determinata attenzione verso di lui, segnalare con un accorgimento, un giro di prezzemolo o addirittura la dimensione o la forma di un piatto diverso, la portata uguale per tutti i commensali. Già nei nostri programmi ministeriali delle classi terze, quarte e quinte c'è uno spazio molto rilevante dedicato all'alimentazione cosiddetta salutistica, che poi in realtà è l'alimentazione speciale per soggetti con bisogni speciali. Si struttura in un momento preparatorio che è quello di stamattina, dove gli studenti si esercitano su preparazioni senza glutine, e a fine aprile ci sarà una giornata intera con un corso di formazione di primo livello di idrosommelier. Durante questa giornata, cioè in questa giornata confluiscono varie competenze, quindi competenze nell'ambito della cucina, della sale e poi dell'assaggio di acque. Un progetto appunto per i ragazzi, per realizzare, proprio per rendersi conto della consapevolezza delle farine senza glutine, la difficoltà, la manualità.